Grazie Presidente. Allora, prima di tutto, vabbè, 3 minuti sono pochi in dichiarazione di voto. Comunque, volevo far presente al consigliere Fassina che se vuole venire in Commissione Lavori Pubblici è ben accetto, perché volevo ricordare che noi abbiamo affrontato la situazione di Villa De Santis in una commissione, appunto, capitolina Lavori Pubblici, dove sono stati invitati tutti gli attori, il Dipartimento SIMU per primo, che sarebbe il Dipartimento Lavori Pubblici, che con il suo ufficio di dissesto idrogeologico, appunto, è l'ufficio preposto per le indagini per quanto riguarda le cavità, indagini che appunto vengono svolte anche insieme alla Protezione Civile, altri interlocutori, altre società, ad esempio, e associazioni di speologi che lavorano insieme a Roma Capitale. Quindi era presente anche il Municipio Quinto con il Presidente Boccuzzi e anche l'Assessore Paola Perfetti. Questo per dire che noi abbiamo fin da subito affrontato il problema delle cavità, eccola qui l'assessora Gatta che mi fa piacere perché anche con lei in corsa arrivata ad agosto subito ha affrontato il discorso proprio di Villa De Santis. Io ci terrei a dire anche un'altra cosa al consigliere Fassina, lui nelle premesse parla di Via Formia, ebbene Via Formia per problemi di cavità, e qui volevo rispondere anche alla consigliera Celli, i cittadini di quel quadrante di Via Formia non hanno avuto ancora la rete fognaria proprio perché da 60 anni, quindi problema conosciuto da 60 anni, nessuno aveva mai pensato di stanziare soldi e riempire quelle cavità affinché Acea potesse portare la rete fognaria a quei cittadini. L'abbiamo fatto noi, consigliere Fassina. Stavamo freschi ad aspettare la regione che ci dava i fondi, l'abbiamo fatto noi con i soldi stanziati di Roma Capitale, grazie agli assessori, alla sindaca Virginia Raggi, a noi consiglieri che lavoriamo nelle commissioni. Quindi la invito a venire. Come Villa De Santis ha detto bene, ci sono soldi stanziati per queste, anche per Villa De Santis. Perché abbiamo capito subito che c'erano dei problemi e anche gravi, perché vicino il problema non è solo la scuola che ha avuto poi degli interventi di ristrutturazione, ma le ricordo che c'è un impianto sportivo su quelle cavità. Quindi noi stiamo molto attenti a queste cose e anche ancora una volta questa amministrazione ha fatto mettere dei soldi in bilancio. I soldi in bilancio non sono arrivati per virtù dello Spirito Santo. Quindi io propongo, anzi chiedo alla mia maggioranza di bocciare quest'atto, perché guardi, il consigliere Fassina, le perdono solo perché ho visto la data che è 16 novembre 2017, quindi lei magari molte cose non le poteva sapere e nemmeno io sapevo, pensi un po', di quest'atto, eppure abbiamo lavorato, abbiamo gli stanziamenti e Villa De Santis sarà uno dei prossimi interventi che questa amministrazione farà insieme a Via Formia sulle cavità, mentre posso dire beatamente il PD e la sua coalizione ha dormito per tutti questi anni. Grazie. Consiglieri.